Bene, allora mi senti? Va bene. Buonasera a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti per essere intervenuti, ma in particolar modo ringrazio la dottoressa Stefania Colombini, specialista in nutrizione e alimentazione animale dell'Università di Milano, che ci ha dato la disponibilità a tenere questo incontro che veramente abbiamo programmato già diversi mesi fa, ma poi a causa Covid abbiamo dovuto sospendere perché doveva essere realizzato qui da noi per poi farlo online e come dicevamo prima speriamo che in autunno possiamo avere il piacere di avere la dottoressa Colombini qui da noi per fare un giro negli allevamenti e affrontare direttamente il problema nelle aziende. Ringrazio anche la dottoressa Tondo dell'Ufficio Studi dell'AIA in quanto lo strumento che noi utilizziamo per poi valutare il problema rischio chetosi è proprio si alleva il sistema informatico messo a disposizione dall'AIA. Allora voglio fare solo una breve introduzione, voglio ricordare che appunto il sistema allevatori della Basilicata sono quasi 40 anni che fa assistenza tecnica agli allevamenti e lo fa appunto con un servizio veterinario e zootecnico qualificato e di grande esperienza. Negli allevamenti bovini, i dati rilevati in occasione dei controlli funzionali del latte, quali appunto la quantità di latte prodotto, il grasso, le proteine, il lattosio, l'urea, le cellule somatiche, sono sempre stati uno strumento indispensabile per la selezione e il miglioramento genetico del bestiame, ma sono anche stati e lo sono tuttora alla base per la selezione e il miglioramento genetico, ma sono sempre stati alla base anche da parte degli allevatori per gestire gli allevamenti e indispensabili al servizio di consulenza per fare tutta una serie di valutazioni. Questi dati lo sono ancora estremamente importanti per valutare l'andamento produttivo, il management aziendale, per effettuare valutazioni sulla sanità della mammella, il benessere animale, l'andamento riproduttivo dell'allevamento. Cioè, quindi l'uso del dato è uno strumento indispensabile per poter fornire assistenza tecnica agli allevatori. Uno degli scopi fondamentali dell'assistenza tecnica è quello di favorire l'introduzione dell'innovazione negli allevamenti e anche per questo motivo l'ARA lo scorso anno si è dotato di una nuova strumentazione di analisi del latte, il CombiFOS 7, che consente di rilevare sul latte ben 23 parametri qualitativi. Quindi veramente sono tantissimi i dati che possono essere rilevati dal campione prelevato in occasione del controllo funzionale. Allora, tutti questi dati, quindi, inseriti nel software dell'Associazione Italiana Allevatori, vengono elaborati e correlati tra di loro e consentono quindi di fare una serie di valutazioni molto importanti. Tra i nuovi parametri analizzati, quelli più importanti sono le cellule somatiche differenziali, l'acetone e il beta-idrossobutirrato. Riguardo le cellule somatiche differenziali, abbiamo già avuto degli incontri proprio per porre all'attenzione di tutti l'importanza che hanno per individuare le mastiti subcliniche e differenziarle dalle altre e quindi raggiungere uno scopo importante di quello di mirare meglio le terapie e quindi ridurre l'uso degli antibiotici. Per quanto riguarda il beta-idrossibutirrato, invece, questo messo in relazione con la percentuale di grasso nel latte, con la proteina, con l'urea del latte e con la valutazione e le variazioni del body condition score, è un parametro fondamentale quindi per monitorare il rischio di chetosi, in particolar modo quella subclinica. Allora, negli allevamenti di bovini da latte molto spesso le patologie metaboliche, cioè quelle che non sono causate da un agente patogeno che nasce quasi un batterio, ma da errori nella gestione, sono responsabili di grossi problemi. E rappresentano una sfida per gli allevatori e per i tecnici che vogliono avere il massimo benessere nei loro allevamenti. La chetosi subclinica è probabilmente la malattia metabolica più frequente nelle vacche da latte. In genere si ritiene
diciamo accettabile un valore intorno al 10-15% di casi positivi a inizio lattazione. Ma dall'esame dei dati che noi abbiamo già accumulato in questi mesi, si è visto che molto spesso le percentuali negli allevamenti sono molto più alte. Ecco, quindi lo scopo di questo incontro è proprio quello di soffermarsi per valutare e approfondire lo strumento che si alleva oramai già da diversi mesi, mette a disposizione di tutti gli allevatori sottoposti ai controlli funzionali e anche dei tecnici. Lo scopo di questa serata è proprio quello di approfondire queste problematiche. Noi ci auguriamo, come dicevo in partenza, che possiamo avere qui in futuro la dottoressa Colombini e quindi passare un po' più ad affrontare praticamente questi problemi in situazioni reali presenti in alcune aziende. Allora, io mi fermo qui e passo la parola alla dottoressa Colombini. Buonasera a tutti, mi sentite? Penso di sì. Ringrazio innanzitutto voi tutti per l'invito. L'idea, come ha detto il dottor Marella, era quello di fare degli incontri pratici, perché comunque questo è un problema di campo da valutare anche in stalla, però anche un incontro teorico per introdurre un po' questa patologia, per vedere le strategie di prevenzione in stalla e i metodi di analisi e di controllo, sicuramente spero che possa essere utili a voi tutti, ma anche a me stessa, per avere magari anche dei feedback da voi, dalla vostra realtà, da quello che fate voi, da quello che facciamo magari noi in Lombardia, eccetera, eccetera. Il mio intervento quindi ha una fase iniziale con un po' di teoria e qualche spunto di possibili protocolli operativi e nella seconda parte dell'intervento vi farò vedere invece qualche dato che abbiamo raccolto in un triennio in Lombardia proprio a partire dalle analisi del beta-idrossibutirato del latte. Che cos'è? Adesso lancio la presentazione. Ecco, il dottor Marella mi ha già introdotto più che bene, lavoro al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università di Milano, sono una zootecnica, non sono una veterinaria, mi occupo appunto, come aveva detto Angelo Marella, di alimentazione dei ruminanti, in particolar modo di bovini da latte. Che cos'è la catosi? Come ha già detto Angelo, è una delle patologie che può colpire la mandria. La chetosi, secondo me, dal mio punto di vista, è una patologia molto subdola perché si presenta in molte stalle in forme subcliniche che spesso non vengono diagnosticate o passano inosservato all'allevatore stesso. Ed è una patologia pesante perché colpisce soprattutto la bovina, perlomeno le forme di chetosi di tipo 2, quelle più diffuse, nei primissimi giorni di lattazione. Per cui in un momento, che sapete voi sicuramente meglio di me, estremamente delicato per l'animale. Attenzione però, perché la chetosi può, secondo me, deve essere prevenuta già al momento dell'asciutta. Come ha già detto Angelo, evitando di ingrassare eccessivamente gli animali, ma anche, mi sentirei di dire, nell'ultima fase della lattazione, perché è veramente importante sì che la bovina ricostituisca le sue riserve, ma che non raggiunga BCS, valori di BCS troppo elevati. E un'altra cosa che può essere molto importante, secondo me è una cosa su cui ci stanno studiando, è che nonostante gli effetti della chetosi si vedano principalmente dopo il parto, perché la bovina inizia a produrre, produce poco latte, magari non sta molto bene, è un po' inappetente e quindi sicuramente l'allevatore, quando ha un animale in produzione, è estremamente sensibilizzato al problema del suo animale. Nonostante questo, quello che io mi sentirei di dire soprattutto alle stalle problematiche è state attenti perché in molti casi già nei giorni prima del parto la bovina
può avere dei comportamenti che, se vengono diagnosticati, ci possono far suonare un campanello d'allarme. Sono scesa troppo. Su quello ci torneremo poi dopo. Brevemente, non voglio darvi troppa teoria sulla chetosi, ma qual è il problema principale per cui una bovina da latte incorre in questa patologia? Il problema principale alla base è sicuramente l'insufficiente o la non adeguata ingestione di sostanza secca alimentare. La bovina dopo il parto si trova in un periodo di grande stress, perché ha partorito, è già in sé un momento traumatico, ha una richiesta energetica per sostenere la produzione di latte, il suo fabbisogno energetico aumenta in maniera sensibile, mangia meno, e quindi che cosa fa? Succede che in molti casi non c'è un'adeguatezza di energia prontamente disponibile, in particolar modo di glucosio, e quindi la bovina mobilizza grassi, mobilizza riserve corporee. Se queste riserve corporee sono mobilizzate e non vengono ossidate completamente, si formano, appunto, come è scritto qua, in mancanza di energia, questi corpi chetonici. I due principali sono acetone, lo chiameremo d'ora in poi BHB, beta idrossibutirrato, che si accumulano nel sangue, successivamente nel latte, e possiamo ritrovare anche nelle urine. Questo è schematicamente quello che succede quindi dopo il parto alla nostra bovina. Questa è la produzione di latte, questa è in verde l'ingestione di sostanza secca, che appunto segue un po' la curva della lattazione. All'inizio è molto bassa per aumentare poi in prossimità sostanzialmente del picco di lattazione, e poi decresce. La produzione di latte però richiede quindi tanta energia al nostro animale, e la sostanza secca ingerita con la dieta di solito non è sufficiente appunto per sostenere e mandare almeno i nostri animali in bilancio energetico positivo o nullo, e quindi il bilancio energetico è negativo, la vacca, il latte deve farlo lo stesso. In azzurro vediamo la curva della perdita di peso, la bovina dimagrisce, mobilizza i grassi corporei. Questo l'abbiamo già detto, e della teoria poi, se volete, ve lo posso condividere, vi posso mandare un PDF di quello che ho preparato. E quindi lo stress dell'animale aggravato dalla elevata produzione di latte, l'animale dimagrisce, non c'è glucosio, non c'è energia, e quindi questi lipidi non vengono gestiti come dovrebbero, vengono trasformati parzialmente in BHB e acetone. Vi dicevo prima, la chetosi, sia essa clinica sia subclinica, viene di solito diagnosticata dopo il parto. E questo, secondo me, è una cosa su cui c'è un margine di manovra, perché anche nelle fasi precedenti al parto, e questi sono i risultati di uno studio molto recente del 2018, in cui hanno diviso una mandria in due gruppi. In nero vediamo le bovine con presenza di chetosi, e in bianco le bovine sane. Hanno monitorato 16 giorni prima del parto e successivamente al parto l'ingestione di sostanza secca e successivamente la produzione di latte. Come vedete, già da 15 giorni prima del parto, le bovine con chetosi avevano un'ingestione di sostanza secca, mangiavano già significativamente di meno rispetto alle bovine sane. In prossimità del parto la differenza ancora molto più accentuata. E quindi questo studio, sono anche delle conclusioni che vengono tradotte da questo studio, ma anche da altri studi. In fase d'asciutta sicuramente alimentare correttamente, soprattutto in prossimità del parto, le nostre bovine può essere un fattore estremamente utile per preparare il rumine, per
dare modo di produrre del propionato che possa poi essere trasformato in glucosio, che possa quindi sostenere la crescita della bovina, ma anche un aspetto su cui, senza addentrarmi troppo, secondo me è importante, fattori gestionali, per esempio evitare il sovraffollamento in mangiatoia, sia nelle fasi di asciutta, sia a maggior ragione nell'inizio di lattazione, può essere molto utile per aiutare, accompagnare la vacca verso il suo parto e poi verso la successiva produzione. Ma anche su questo poi ci ritorneremo. Mi gira un po'. Ok. Qual è in realtà il vero problema con la chetosi? Secondo me il vero problema è proprio la presenza di forme subcliniche, perché se una stalla ha tante bovine con forme di chetosi conclamata, è talmente lampante, è talmente evidente che in genere l'allevatore, il tecnico che segue l'allevamento, se ne accorgono e quindi è facile curarlo o comunque mettere questa diagnosi. Le forme di presenza di chetosi subclinica invece sono quelle forme che passano o che possono passare inosservate, perché magari colpiscono un numero limitato di bovine, oppure magari non hanno un calo così importante nella produzione di latte, e proprio per questo motivo sono quelle più gravi, sono quelle su cui tutti noi, secondo me, dovremmo sensibilizzarci maggiormente per riconoscerle. E questo perché sono collegate sicuramente a perdite economiche. Le bovine che hanno una forma subclinica di chetosi, poi vi farò vedere qualche dato nostro della Lombardia, producono meno latte, sono meno fertili e sono spesso eliminate, magari per altre patologie, anche dalla stalla. Ho visto un report che mi ha mandato Angelo di una stalla problematica vostra, in cui c'era anche un monitoraggio, comunque la percentuale di bovine eliminate era secondo me abbastanza alta, ed era una stalla inquadrata dai vostri monitor come una stalla problematica, una stalla da capire meglio che cosa sta succedendo. E inoltre, anche su questo poi ci torneremo con i risultati di qualche altro studio internazionale, queste forme di chetosi subclinica sembrano predisporre ad altre patologie: metriti, dislocazione della bomaso e poi, vabbè, chiaramente la chetosi clinica. Per cui un danno diretto di cui magari ce ne possiamo rendere conto immediatamente: la bovina fa meno latte, ma associata anche all'incremento di altre patologie. La forma subclinica quindi è uno stato metabolico nel quale i valori sierici normali dei corpi chetonici sono superati, per cui se facessimo un'analisi del sangue del nostro animale ci renderemmo conto che c'è qualche problema, che abbiamo superato la soglia fisiologica. Ma non si è ancora instaurata la marcata ipoglicemia. Ricordiamoci che di solito gli animali con chetosi clinica, ma anche subclinica, hanno un basso valore di glucosio, e quindi non si è ancora manifestata la malattia conclamata, quella comunque di cui anche l'allevatore se ne rende conto facilmente. Quindi uno svantaggio immediato della chetosi subclinica è un calo più o meno accentuato della produzione del latte, associato a cambiamenti nella composizione del latte. In genere che cosa succede? Succede che aumenta il grasso del latte in questi animali e aumentano i corpi chetonici, BHB e acetone, presenti nello stesso latte. E quindi sicuramente da questo punto di vista utilizzare i controlli funzionali è uno strumento che può dare un monitor, un feedback all'allevatore su come sta andando la sua stalla in termini di chetosi subclinica in particolare.
con una corretta interpretazione del monitor, come vedremo, come magari affronteremo in un percorso di confronto. Oltre a questi aspetti, c'è quindi anche un calo dell'efficienza immunitaria e riproduttiva degli animali. E queste attività, come vi ho detto prima, possono aumentare il rischio di metriti, di ritenzione di placenta, dislocazione della bomaso. E quindi alla fine animali che stanno meno bene, che spesso vengono eliminati dalla nostra mandria. Quindi il comportamento alimentare, come vi ho detto prima, è un indicatore, su questo insisto un po', perdonatemi, ma anche sulla base dell'esperienza che vediamo qua in Lombardia, qui apro proprio una parentesi, è che spesso le fasi da una parte dell'asciutta e poi da un'altra parte, meno correlato magari alla chetosi del bestiame da rimonta, sono secondo me un pochino trascurate. Invece dal mio punto di vista, secondo me, per certi versi, per certi aspetti, sono queste due categorie che hanno il maggior margine di manovra, perché sulla bovina da latte abbiamo studiato tutti tanto, si sa veramente molto, sulla rimonta e sull'asciutta secondo me si dovrebbe studiare di più, si dovrebbe comunque dedicare maggiore attenzione, perché comunque sono anche voci di costi importanti e correlate poi alla vacca che avremo dopo e alla lattazione che avranno questi animali. Quindi mangiano meno, e questo avviene già un paio di settimane prima del parto e fino a circa 14-20 giorni dopo il parto, bevono meno acqua, e se non c'è un adeguato, ed è qui che entrano anche l'importanza delle strategie gestionali, se manca un adeguato spazio in mangiatoia, i comportamenti normali di dominanza vengono accentuati in maniera maggiore e le bovine quindi tenderanno a mangiare ancora meno e quindi entreranno ancora in un loop maggiore di possibilità di poter contrarre questa patologia. Che appunto, come ha detto prima Angelo, non è una patologia causata né da un virus né da un batterio, per cui sicuramente, soprattutto in certe stalle, in certe realtà, abbiamo la possibilità, c'è margine di manovra per limitare, migliorare le aspettative della nostra stalla, e poi vi farò vedere al contrario purtroppo che cosa è successo in Lombardia. Quindi alimentazione in asciutta, nel close up, per cui io sono, poi possono anche essere scuole di pensiero, in certe realtà comunque sicuramente all'avvicinarsi del parto, secondo me è necessario e importante cambiare per gradi la dieta della nostra bovina in asciutta, abituarla maggiormente a quella che sarà la dieta che si prenderà nella lattazione, quindi spingere un po' di più le diete della bovina in asciutta in prossimità appunto del parto. Spingerle in che termini? Aumentando la concentrazione di amido. L'amido nel rumine viene principalmente fermentato, aprionato, e successivamente viene trasformato in glucosio. In certi casi, anche qua io non voglio entrare nel discorso degli additivi alimentari, però degli integratori, in certi casi, poi qui ogni stalla ha la sua realtà, sicuramente alcuni integratori, come per esempio la colina, sembrano avere un effetto positivo nel migliorare l'utilizzazione dei grassi, dei lipidi. Qui siamo un po' in questo, siamo anche. Questo è quello che vi dicevo, per esempio noi abbiamo questo progetto Feed Innova con l'associazione allevatori della Lombardia, stiamo facendo delle schede tecniche condivisibili sul sito, sono presenti sul sito web del nostro progetto, in cui abbiamo simulato quella che per noi potrebbe essere una dieta d'asciutta, la prima fase dell'asciutta, quindi delle diete molto più fibrose, forse anche un po' meno fibrose di queste, ma comunque diete alto contenuto in NDF, basso amido, nella transizione, nel periparto,
diminuire il contenuto di fibra a vantaggio di un aumento del contenuto di amido, proprio per preparare il rumine e per dare anche più energia alla nostra vacca, che comunque in questo periodo, ormai questo è certo, mangerà sicuramente meno proprio per la sua fisiologia legata al momento del parto stesso. E questo è un altro esempio che vi ho riportato, sono questo, in questo caso diete di quattro stalle canadesi nel periodo close up, quindi razioni per asciutta in prossimità del parto. Vedete dei valori di NDF, in certi casi se guardiamo la stalla numero 3, molto molto bassi, addirittura loro propongono 33,3%. NFC, non c'è l'analisi dell'amido, ma ci sono i carboidrati non strutturali, comunque livelli. Pronto? Livelli abbastanza alti comunque anche di NFC. Un altro aspetto importante, da noi lo fanno solo le stalle più grandi, non so da voi perché anche qui problemi penso di gestione, dare una razione differente alle bovine che hanno appena partorito, alle vacche fresche, perché comunque hanno una realtà, sono in una fase di produzione totalmente diversa. E quindi anche qui in questo caso il tenore di NDF si abbassa ulteriormente dopo il parto, aumenta la proteina, anche se la proteina in una fase di close up dell'asciutta, come potete vedere, 15,4, 14,6, 15,8, questa è bassa, è comunque abbastanza alta, perché comunque la chetosi la stiamo vedendo in relazione al bilancio energetico negativo, ma anche la proteina nelle fasi iniziali, il bilancio proteico non è che se la passi poi meglio. E quindi anche qui una strategia alimentare, differenziare l'asciutta nei due periodi, se possibile o quando possibile in certi casi, due gruppi di alimentazione, le fresche e invece le bovine che hanno superato il picco della lattazione stessa. Quello che sarebbe interessante, purtroppo nel nostro studio con Aral non abbiamo più avuto modo di farlo, ma sarebbe veramente capire, studiare meglio le relazioni sul campo tra una stalla che ha una elevata presenza, prevalenza di chetosi subclinica, come alimentano le bovine, quanti animali hanno la densità dei capi, il numero di capi alla mangiatoia, la dieta, se danno delle integrazioni e vari aspetti, oltre che appunto gli aspetti sanitari. Questo è quello che vi dicevo, è un esempio. Questo è uno studio di meta-analisi. Che cosa hanno fatto in meta-analisi? Hanno messo insieme i risultati di tanti studi sperimentali e li hanno poi elaborati statisticamente. Questo studio è uno studio recente l'anno del 2019, mi pare che sia, eccolo qua, del 2019, pubblicato sul Journal of Dairy Science, per cui per noi è una rivista top, e hanno messo insieme tutti i risultati di diverse prove sperimentali, 27 prove sperimentali, in cui è stata supplementata della colina ruminoprotetta. Ed effettivamente, messi tutti insieme, questi risultati sembrano indicare una maggior ingestione di sostanza secca dopo il parto per le bovine supplementate in questo modo. Dunque qui di questa slide è difficile rendersi conto di una chetosi subclinica. Vi ho messo questa slide, l'ho presa da una presentazione di un veterinario del Wisconsin, dove vi ho evidenziato questo aspetto, che secondo me è proprio questo il punto, il take home message. Questi segnali di chetosi subclinica sono spesso soggettivi e spesso passano inosservati. Quindi se noi abbiamo degli strumenti, per esempio, di controllo del BHB del latte o la corretta interpretazione di questi risultati,
possiamo avere sicuramente una strategia vincente, utile all'allevatore per capire se la sua stalla è a rischio o meno di avere appunto presenza di chetosi subclinica. Quindi quello che dovrebbe essere, quello che voleva essere il nostro confronto e che vorrebbe essere il nostro confronto in origine, è proprio quello di mettere insieme, di collaborare allo sviluppo di un protocollo chetosi. Un protocollo chetosi che secondo me dovrebbe appunto considerare due fasi, sia la fase dell'asciutta, perché comunque è molto molto importante, quindi per esempio una valutazione del BCS, nei vostri monitor ho visto che questo parametro lo misurate, o comunque tenete conto di misurarlo, monitoraggio della dieta nel periparto, anche qui se una stalla è a rischio sicuramente testare i livelli di BHB del sangue, del siero, perché purtroppo nella bovina in asciutta non c'è il latte, eventualmente ci sono anche appunto degli strip per testare nelle urine. Un altro aspetto invece è monitorare la lattazione, e questo tutto sommato è un po' più facile. BHB del latte, analisi dei controlli funzionali, anche qui soprattutto decidere l'intervallo dei giorni in cui vogliamo guardare i nostri dati, gli intervalli di giorni di lattazione in cui abbiamo il rischio maggiore, se possibile monitorare l'ingestione, e questo secondo me è un grandissimo punto di domanda per le stalle commerciali, perché io sono un alimentarista, mi piace studiare l'alimentazione animale. Abbiamo per esempio una stalla sperimentale nell'Università di Milano, in cui per una stalla, è una stalla commerciale, però dell'università, in cui però purtroppo non siamo in grado di misurare l'ingestione individuale, per noi questo diventa veramente un problema molto grande, perché è un parametro correlato a molteplici aspetti nel management aziendale che spesso sappiamo l'ingestione di gruppo magari nemmeno sempre così bene. Altri aspetti potrebbero essere, secondo me, anche su questo poi vi farò vedere qualche altro risultato, i periodi di riposo delle bovine, e poi anche chiaramente anche in questo caso l'adeguatezza della dieta, anche se comunque dobbiamo tenere in mente che avere una certa percentuale di bovine con valori di BHB alto negli stadi iniziali della lattazione è fisiologico, non ci dobbiamo allarmare, l'importante è non superare il valore soglia, un valore soglia definito che appunto va e deve essere implementato, come diceva anche prima Angelo, nel protocollo, non report che possiamo dare all'allevatore stesso. Faccio andare qua, devo uscire da questo, scusate, sono un po' imbranata questo sistema. Qua ci passo velocemente, appunto, protocollo chetosi. Un protocollo chetosi, secondo me, deve essere utile per dare anche delle strategie, dei suggerimenti pratici che potranno essere diversi da stalla per stalla. Adesso io qua faccio un paio di slide in cui do solo degli spunti di riflessione, poi magari capire se anche voi li usate, non li usate, se avete esperienza diretta. Monensin per i nostri colleghi americani è sostanzialmente un additivo, in realtà io credo che possa essere considerato un antibiotico che va a selezionare alcuni batteri che producono sostanzialmente l'acido propionico. Negli Stati Uniti la monensina la usano anche, a meno che sia cambiata recentemente la normativa, ma non credo, negli animali in lattazione per spingere la produzione di latte. In Europa è vietato, ma per esempio negli animali in asciutta può essere somministrato questo bolo a lento rilascio, che sostanzialmente sembra o dovrebbe essere utile, è autorizzato nel prevenire la chetosi, proprio per una selezione
questa sostanza sui batteri ruminali a favore appunto dei batteri che producono acido propionico. Io vi lascerò poi, manderò poi il link della mia presentazione se volete approfondire. Qua c'è proprio l'autorizzazione dell'Unione Europea all'uso di questo prodotto. Ho detto, quindi questo andiamo con un prodotto, un additivo come poteva essere prima la colina. Importante però appunto, come vi dicevo, molto spesso anche monitorare il comportamento dei nostri animali. Leggevo proprio recentemente anche uno studio di sensori di ruminazione o di movimento per valutare appunto diversità nel comportamento degli animali e eventualmente correlarlo alla chetosi. C'era uno studio sulla ruminazione, non vi porto i risultati perché in realtà non avevano avuto degli effetti, sono studi abbastanza recenti per cui stanno lavorando anche su quello. Però anche qui torniamo alle nostre bovine con chetosi in nero, bianche le bovine sane. Questo sono il tempo in cui i nostri animali stanno in piedi nell'arco della giornata e vedete che man mano che ci avviciniamo al parto, le bovine che saranno poi soggette a chetosi stanno meno tempo in piedi rispetto alle bovine sane. E qui li hanno monitorati, questa diagnosi è stata fatta dopo in realtà, dopo il parto, e poi hanno ricostruito i comportamenti degli animali. E lo stesso, questo trend si mantiene anche nei primi giorni successivi al parto, in questo caso fino a poco meno di 10 giorni, fino al circa sesto, ottavo giorno, queste bovine tendono ancora a stare in piedi meno tempo rispetto agli animali sani. Ed è qui che lo possiamo vedere. Dopo il decimo giorno le differenze non sono più significative, i due gruppi si sono sostanzialmente appiattiti. E questo è importante proprio per un aspetto che vedremo dopo, per interpretare i dati dei controlli funzionali proprio in relazione ai giorni di dilattazione. Anche qui, questo è un altro studio, questo è un po' più vecchio, ma secondo me è sempre attuale, che ci conferma che il comportamento alimentare delle bovine prima del parto è un indicatore che può essere usato precocemente appunto per diagnosticare la chetosi subclinica. Ecco qua, anche qui. L'ingestione di sostanza secca ne abbiamo già parlato. Nel quadrato sono le bovine sane. Questo studio ha visto che le bovine sane, come potrebbe anche essere atteso, vanno più volte in mangiatoia al giorno, quindi mangiano già di più, visitano più spesso la nostra mangiatoia e spendono più tempo in mangiatoia per alimentarsi. La conclusione di questo studio erano che per ogni 10 minuti di tempo in cui l'animale mangia meno rispetto appunto agli animali che mangiano 10 minuti in più, il rischio di incorrere in chetosi subclinica è aumentato di circa 2 volte. Questo nella stessa settimana porta a circa 1 chilo in meno di ingestione di sostanza secca, che aumenta questa ingestione, 1 chilo in meno, il rischio di chetosi subclinica 2,2 volte. Per cui sicuramente, se possibile, anche questa fase comunque ci sono dei segnali, dei campanelli d'allarme che potrebbero allarmare o comunque metterci sul chi va là. Questo l'ho preso, voi sarete già familiari, non voglio spendere tanto tempo, dal vostro report, perché sicuramente una strategia, monitorare quanto tempo mangia la vacca in mangiatoia, capisco anch'io che non è così facile, monitorare però il BCS all'asciutta e al parto sicuramente è una cosa che può essere fatta molto più facilmente
che può, poi, che può essere correlata ai dati che misuriamo poi in campo e che ci può fornire delle indicazioni sul rischio di incorrere in chetosi subclinica e correlarle alle nostre osservazioni. Anche questa in maniera analoga, in questo caso, questo l'ho preso proprio da un grafico per monitorare la chetosi, ma proprio vedere delle ottimali, gli intervalli ottimali, un po' con la, vostra, con la logica del vostro report, in asciutta, prima del parto, al picco di lattazione, dove ci aspettiamo che appunto il BCS raggiunga il valore minimo, e poi è importante appunto che riaumenti, ma che non riaumenti troppo. Quindi questa azione, secondo me, è un'azione che non costa, non dovrebbe costare molto, si può fare, ma è veramente, può essere veramente preziosa. Evitare quindi l'ingrassamento delle nostre bovine. Quello che ha detto prima Angelo mi ha fatto piacere, perché mi fa riconnettere a risultati di questo studio. Questo è uno studio condotto in stalle europee, di stalle di bovine da latte in diverse nazioni, sostanzialmente rappresentata tutta l'Europa. Hanno guardato il livello di chetosi, annotazione, clinica. Vedete, chetosi clinica, livelli molto bassi per tutte le stalle. Questa invece, che vi ho già rapportato di verde, è la chetosi subclinica, per cui diagnosticata a seguito o del BHB del latte o del BHB dei livelli di BHB del sangue. Vedete che sono livelli molto più alti, e in Italia abbiamo un livello di circa il 31%. Questi dati teniamocelo in mente, perché poi vedremo cosa abbiamo avuto noi in Lombardia e vediamo se siamo vicini o lontani. Per cui sicuramente non è una patologia da non considerare, e io credo, questa è l'impressione mia, che sia più diffusa di quello che ci possiamo aspettare. Un motivo è anche dovuto al fatto che fino a comunque pochi anni fa un controllo preciso, mirato, io immagino che non tutti gli allevatori lo facevano, ci sono questi strip sul latte, ma secondo me lo facevano già nei casi in cui la stalla aveva già dei problemi o l'allevatore o il tecnico cominciava ad avere qualche sospetto. Effettivamente monitorarlo con costanza nella stagione, ciclicamente su una stalla mediante controlli funzionali, è sicuramente una strategia utile e vincente. Anticipo quindi qua quello che per me è un concetto importante: non basta un controllo funzionale per dire la mia stalla ha qualche problema di chetosi, è proprio un'operazione che va fatta costantemente sulla base appunto mensile dei controlli, più o meno mensile dei controlli stessi, perché delle oscillazioni ci possono e ci devono anche essere stare, possono essere fisiologiche e attese. Questo è un altro studio in cui, sempre con la medesima logica, abbiamo anche qui la presenza di, hanno determinato anche in questo caso la presenza di chetosi, siamo sempre sul giorno dei Resilience, subcliniche in Italia. Questo studio 36,6, eravamo prima 31%, per cui siamo vicini ai risultati precedenti, quindi secondo me questo è un valore che può essere considerato rappresentativo per la nostra realtà, ed effettivamente la chetosi subclinica è la patologia, la dismetabolia maggiormente evidenziata nelle stalle. E in questo studio, anche qui non vi faccio vedere i risultati, comunque lo potete recuperare se avete questo interesse, e ci confermo quello che vi ho già detto: è spesso associata a un aumento di ritenzione di placenta, dislocazione dell'abomaso, vabbè, clinica, chetosi clinica e metriti. Torniamo quindi al risultato dello studio precedente.
Questo l'hanno fatto quindi con le strisce, le strip sul latte, quindi un metodo che dà un colore diverso in funzione della presenza dei corpi chetonici. Vi faccio vedere questo studio perché vedete come vengono divise in classi gli animali. No, scusate, questo è lo studio, questo qua. Questo è quello del 42%. Quindi li ha sommati, è il primo studio in cui ha sommato chetosi clinica e subclinica, credo, comunque poco importa. Mi interessava farvi vedere questo proprio perché ci sono dei diversi livelli, in questo caso hanno ottenuto con questo metodo degli strip, keto test, un valore di 100 micromoli di BHB per litro di latte per diagnosticare le bovine con chetosi subclinica, poi valori superiori sono casi di chetosi clinica. Quindi la scelta del valore soglia, questo secondo me sarà molto importante, è molto importante anche per voi, proprio perché comunque questo noi dobbiamo dirlo, con un metodo comunque, con qualsiasi metodo, una sorta di errore lo facciamo. Questo è l'esempio del protocollo dell'assistenza tecnica dei francesi. Si sono settati su un valore che qua sembra essere 0,15, e vedete che questo è il metodo di riferimento, quindi un metodo chimico analitico di laboratorio, e questo è il metodo dell'output del BHB con l'infrarosso. Per esempio, un caso di questi campioni. Per il nostro metodo all'infrarosso, qua sono i valori soia, è una vacca che sarebbe positiva, in verità con il metodo chimico il valore è sotto la soglia. Per cui questa è una cosa che ai tempi ARA non aveva fatto e non credo che abbia fatto ancora adesso. Non sarebbe male sapere come rispondono i due metodi tra di loro, proprio per capire eventualmente quanti falsi positivi possiamo captare e al contrario quanti falsi negativi. In questo caso il metodo è più basso, con il NIR invece il livello è alto. Vi farò poi vedere i nostri risultati, il nostro approccio. Secondo me, comunque, lavorando su tanti campioni, procedendo con tanti controlli, in quest'ottica di usare un metodo rapido, il NIR, le analisi rapide col metodo NIR, funzionano molto molto bene. Certo che appunto bisogna lavorare su un po' di capi per azienda e ripetere la nostra analisi. Però questo è sicuramente importante, può anche essere che il valore soglia che io identifico in Lombardia, magari in un'altra realtà, in Francia, non risponda allo stesso modo. Secondo me deve anche essere un'analisi da contestualizzare poi anche nella propria realtà. E quindi veniamo ai risultati che abbiamo raccolto in collaborazione con ARA Lombardia. Che cosa ho fatto qua? Ci hanno dato dei controlli funzionali il latte espresso in litri per mungitura associata ai valori di BHB. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che più o meno per valori, qua li ho divisi io in classi, i valori di BHB compresi fino a 0,12, sì, eccolo qua, fino a 0,12,5, la produzione di latte, questa adesso non vi ho riportato il numero di osservazioni, ma sono migliaia e migliaia di osservazioni, nei primi 20 giorni di lattazione non ci è sembrato di vedere, perlomeno questi grafici, un calo nella produzione di latte in tutte le aziende considerate. Successivamente poi raggiunge una sorta di decremento che rimane tutto sommato abbastanza costante e poi, vedete, precipita, diventa una linea retta. Qui siamo, secondo me, in casi di chetosi clinica, dove i livelli sono talmente alti, dove l'analisi del BHB del latte non fa più differenza all'allevatore, perché sono sicuramente bovine problematiche. Un'altra cosa, io non ho una risposta su questo, posso solo fare un'ipotesi, l'abbiamo visto anche guardando diverse stalle, spezzando il dataset in vari modi, abbiamo visto che avere un livello di BHB
troppo basso nei primi 20 giorni di lattazione, la produzione di latte in genere era leggermente minore. L'idea che mi sono fatta io è proprio che livelli bassi di BHB, immagino, forse sono bovine troppo magre, bovine che non hanno comunque grasso da mobilizzare, sono arrivate quindi troppo magre al momento del parto e non riescono quindi, e comunque l'energia dalla mobilizzazione delle riserve è indispensabile per la bovina, l'importante è non esagerare, e quindi la mia ipotesi è che anche un livello di BHB troppo basso, prossimo allo zero nei primi 20 giorni di lattazione, sia qualcosa da studiare e valutare meglio. Questo, vabbè, è la stessa cosa, cambia solo la forma grafica, fa proprio una curva di questo tipo. Ho calcolato io una regressione polinomiale per determinare la produzione di latte in funzione del livello di BHB del latte, perlomeno sui nostri dati, risponde bene. Quindi questo in maniera analoga, abbiamo considerato i primi, mi pare, 40 giorni di lattazione, la media di tutti i dati lombardi delle nostre bovine. In blu il BHB, in arancione l'acetone. E vedete che come grande media, abbiamo visto prima dei francesi che eravamo attorno a 0,15, i nostri dati 0,12 come grande media, come grandissima media, tutto sommato, considerando il BHB, andiamo abbastanza bene perché siamo sempre sotto lo 0,10. In verità, poi, come vedremo tra pochissimo, non è esattamente così. Perché quello che, no, non ve lo anticipo, ci arriviamo tra poco. Quindi la domanda che ci poniamo e che secondo me dobbiamo proprio porci nella nostra valutazione della chetosi, e ho visto che voi lo state già facendo: quando mi devo preoccupare per il rischio nella mia stalla? Perché vedendo i dati primi della grandissima media, appunto i dati del grafico precedente, sono sotto lo 0,10, dovrebbe andare bene. Quindi ed è qui che entra il ruolo del controllo funzionale, dell'interpretarlo correttamente. Dobbiamo valutare la prevalenza della chetosi. Che cosa intendiamo come prevalenza? Il rapporto fra il numero di eventi sanitari, quindi BHB maggiore di una soglia definita, in una popolazione in un definito momento, rispetto al numero totale delle bovine presenti in stalla con quelle caratteristiche temporali di giorni di lattazione. E questi sono dati del Wisconsin, hanno cominciato a monitorare questa prevalenza di chetosi subclinica e hanno visto un picco, diagnosticata ce lo dice, blood BHB compreso tra 1,2 e 2,9 millimolilitro. Al quinto giorno di lattazione hanno visto che il 30% delle bovine effettivamente aveva un elevato livello, comunque un livello sopra soglia dei corpi chetonici. E quindi io mi hanno messo la pulce nell'orecchio, ho fatto la stessa cosa nelle stalle lombarde, qui vuol dire giorni 5-6 prima non sono fatti, e crederete o non ci crederete, sembra fatto apposta, anche in Lombardia 29% delle bovine avevano un contenuto di BHB superiore a 0,12 nel latte, da controlli funzionali, analisi NIR, che per noi ci sembra un valore, forse un valore fin troppo stretto, però vi farò poi vedere i risultati che abbiamo ottenuto, e il 70% bovine sane, per cui dati paragonabili, sembra veramente fatto apposta, loro avevano 28,9, noi 29,2, sembra che non l'ho fatto apposta, sono veramente, questo è lo scenario lombardo che avevamo visto con i nostri dati. Se allarghiamo l'ordine dei giorni di lattazione, qua questo DIM 1 è sbagliato, è 5,20, vedete come il problema rientra, la percentuale di bovine
che hanno livelli di BHB elevati si è, non dico dimezzata, ma è il 19% rispetto al 30%. Perché? Perché probabilmente le vacche hanno cominciato a mangiare un po' di più, si stanno riprendendo, si sono abituati alla dieta nuova ed è per questo che abituarle già un po' in asciutta, secondo me, male non fa. E il BHB, negli stessi controlli funzionali, stesso ordine di grandezza, si è abbassato. E quindi è qui che diventa utile come interpretare questi dati. Abbiamo delle stalle ottime, delle stalle, quindi abbiamo detto, dobbiamo capire la prevalenza, stalle con pochi casi con bovine critiche. Qui purtroppo le cose sono andate all'opposto. Ho individuato una stalla problematica in cui vi ho rimesso la media di tutti i controlli funzionali delle tre annate monitorate. Nel 2014 questa stalla era partita meglio. 18, cosa vuol dire questo 18.5? Vuol dire che il 18% delle bovine avevano un BHB del latte maggiore di 0,125 millimoli litro. Nel 2015 questo valore è passato a 36,6. Nel 2016 la stalla, questa è la media di tutti i controlli fatti nell'anno, la stalla sta andando molto male perché nei primi 20 giorni di lattazione ha delle bovine BHB molto alti. In rosso vi faccio vedere la media rilevata del latte, 35 kg, questa è la stessa stalla. Nel 2015 tutto sommato, nonostante l'aumento della prevalenza, la stalla ha tenuto. Nel 2016 3 kg in meno di latte, anzi 4 kg di latte nel medesimo intervallo di lattazione, per cui sicuramente in questo caso qualche cosa è andata storto. Mi sarebbe piaciuto vedere i dati al contrario, sarebbe dovuto essere 2014, 15, 16. Purtroppo sapete anche voi un po' di problemi che abbiamo avuto con l'assistenza tecnica in Lombardia, mi conferma quanto sia importante controllare e monitorare le stalle. Anche qui la chetosi, l'abbiamo detto prima, mobilizza il grasso, è associata a un aumento del grasso del latte, stessa stalla, stesso intervallo di lattazione, il grasso è passato da 4,17 a 4,74. Infatti, ecco, questo non l'abbiamo detto. Un altro parametro che può essere molto utile, soprattutto se associato al valore di BHB per valutare questa problematica, è proprio il rapporto grasso-proteina, perché il grasso aumenta sempre, io questo mi sento di dirlo perché tutti i dati che ho visto c'è un aumento del grasso, la proteina tende a diminuire. E vedete? Questa è l'amenesima logica, anche questo è qualcosa su cui poi voi vi troverete, poi ve lo faccio vedere anche il vostro. Queste due stalle diverse, in questo caso i controlli funzionali dell'anno, anche questa è una stalla che va male, 60% di animali con BHB maggiore a 0,12, 33%, qui è andata bene, 42, 42, è una stalla problematica, e vedete come ho messo poi in regressione il BHB del latte con i litri di latte, i decilitri di latte prodotti, è proprio una regressione lineare con un valore anche di R quadro buono. Stessa cosa anche per quest'altra stalla, un'altra stalla problematica, rivediamo lo stesso trend. E quello che mi piace far vedere è che il valore del coefficiente angolare è molto simile. Che cosa intendiamo? Intendiamo che per ogni decilitro, per ogni punto di BHB, per cui la scala è estremamente alta, siamo dei valori non realistici, però potremmo pensare di farlo diviso 10, perde per ogni appunto aumento di una millimole di BHB per litro di latte, perde 317 decilitri di latte, in questo caso 359, per cui un ordine di grandezza molto simile che conferma una perdita importante e significativa. Questa ve la risparmio. Un altro problema, quindi l'abbiamo detto prima, noi purtroppo nel nostro studio non abbiamo i dati legati alla riproduzione, legati alle patologie della bovina, ma io che cosa ho fatto qua?
ho messo insieme, ho diviso le bovine pluripare e primipare in funzione di questo BHB del latte dai controlli funzionali maggiore o minore di 0,12 e ho visto quando sono state controllate l'ultima volta gli animali che non sono usciti dalla lattazione. Vedete le bovine con chetosi, e questi sono dati reali, dati misurati in campo da controlli funzionali. Con il BHB di maggiore di 0,12, quindi con una probabile chetosi subclinica, l'ultimo controllo è stato fatto a 328 giorni di lattazione, le pluripare con un BHB inferiore a 0,12, 10 giorni prima. Stesso trend per le primipare, addirittura qua è ancora più accentuata. 343 giorni, quelle subcliniche o presunte subcliniche, ultimo controllo, 326 giorni, quelle sane. Per cui ci conferma sicuramente che possiamo attenderci degli squilibri, anche appunto dei problemi legati alla fecondità degli animali stessi. E ci conferma che il metodo comunque funziona bene, che in un progetto di lungo termine sicuramente dà delle indicazioni utilissime proprio per aiutare gli allevatori nella prevenzione o nella correzione di questa dismetabolia. Anche questi sono i dati nostri, questo l'avevamo pubblicato sull'informatore agrario con Paola Amodeo. Nei primi 20 giorni di lattazione, una perdita di litri di latte per mungitura di 0,6, moltiplicato per più o meno per le due mungiture, 1,2 kg di latte, 1,2 litri di latte in meno in almeno 20 giorni di lattazione. Questo sicuramente è un grafico che voi conoscete, sono report vostri, dove mi preme far vedere, questi sono i giorni di dilattazione, questo è il valore soglia da voi individuato 0,015. Vedete che anche in questo caso, così per non, io non so niente di questa stalla, mi verrebbe a dire che forse qua c'è qualche cosa nelle fasi iniziali che può essere corretta o capita meglio. E conferma quello che abbiamo visto anche con i dati lombardi, passato il 20° giorno, 25° giorno, comunque la situazione si è assestata, proprio perché sparisce, insorge rapidamente nelle fasi iniziali di lattazione, ma sparisce abbastanza rapidamente, anche se, come vedremo poi, qualche strascico sulla produzione di latte possiamo attendercelo. Infatti questo è vostro, è questa vostra stalla, secondo me appunto ha qualche cosa su cui c'è da lavorare, in cui vedete, avete fatto anche voi, perché questo secondo me è l'approccio da seguire, avete individuato, si individuano i capi malati, i capi presumibilmente malati, l'avete fatto correttamente, si controllano in varie lattazioni e quindi sicuramente se la cosa si ripete, pensare, valutare qualche strategia di intervento, perché appunto io non conosco questa stalla, però mi sembrano dei valori eccessivamente alti. Che cosa fanno negli Stati Uniti? Non lo facciamo solo noi, anche negli Stati Uniti, sempre con il metodo basato sul BHB del latte, basato sempre su un'analisi NIR, hanno proprio messo a punto, possiamo vedere anche questo, un protocollo, un monitor della chetosi. Questo è un esempio del loro target, del loro output, non è dissimile nell'idea a quello che state facendo voi, a quello che fa ARA Lombardia. Gruppo, prima lattazione, seconda lattazione, successive, tutte le lattazioni. Loro, io non so se dire complimenti a loro, a me paiono molto molto bassi, tengono un target del 5% per la prima lattazione. Vediamo magari anche qua. Quindi non vogliono più del 5% di bovine con un BHB del latte superiore a un valore soglia e tengono un valore del 15% per tutti gli altri animali. Al di sopra di questi valori soglia, quindi anche per loro scatta l'allarme e quindi fanno
Ha visto poi ogni caso, caso per caso, stalla per stalla, cercano di prendersi, cerca di capire che cosa succede e di correggere il problema. Ecco, vedete, 5% è quello delle primipare e 15% è quello per secondipare e tutte le altre lattazioni. La media riportano, vedete, minore del 10%. E quello che vi dicevo, anche loro lo controllano di solito questo valore dai 5 ai 20 giorni di lattazione, ed anche qui è importante ripeterlo nel tempo. Questo esempio, adesso qua vi ho messo solo una parte, l'aveva proprio fatto vedere, qui la stalla aveva il problema, ripeto, non basta un controllo di una volta per dire che una stalla ha questa patologia, hanno corretto, è migliorata e poi qua non si fanno più vedere come è andata, qua siamo di nuovo oltre. E quindi sicuramente è un monitoraggio utile, un keto monitor è uno strumento auspicabile, uno strumento, i controlli funzionali si fanno di già con una piccola integrazione che poi in realtà non è piccola perché ci sta dietro tanto lavoro di controllo, secondo me può migliorare di molto le performance della stalla. Anche questi sono invece questi dati nostri, anche qui il BHB del latte nelle nostre stalle abbiamo avuto un aumento, guarda caso, soprattutto nei mesi estivi, può essere in questo caso associato alla minor ingestione legata alle alte temperature, guarda caso, vabbè, questo atteso non è una novità, meno produzione di latte. Io penso che in questo caso sia proprio un effetto stagionale legato al caldo, però il BHB risponde proprio anche a questa fonte di stress. Infatti c'è anche una chetosi, diciamo, più propriamente alimentare, quella più subdola, quella da controllare maggiormente, sicuramente quella legata all'inizio della lattazione. Se però in una stalla o dei casi in cui è una chetosi alimentare vera e propria, diete a bassa energia, per qualche motivo il mio coraggio non ha, l'ho insidato di mais, non ha l'energia che io sto supponendo perché ho sbagliato a farci l'analisi dell'amido, mangiano meno energia di quella attesa, allora potrebbe insorgere anche in una chetosi appunto di alimentare di tipo 1. Quindi questo è la domanda, sto per finire, il rischio di chetosi subclinica nelle stalle lombarde, ed è quello che ci riagganciamo a quello che aveva detto all'inizio Angelo, quello che noi possiamo dire, che quello che abbiamo visto in Lombardia, sicuramente molte stalle, questo è vero, hanno una bassa prevalenza di chetosi, altre stalle però, e non sono proprio poche come vedremo tra poco, hanno tante bovine con dei valori di BHB che dovrebbero metterci in allarme o in preallarme. E noi l'abbiamo definito con questi livelli. 15%, che per noi è un livello, su questo sono abbastanza confidente, è un livello buono. Una chetosi, una prevalenza media del 15-30% e un'alta prevalenza di chetosi subclinica maggiore del 30%. Che cosa vuol dire? Se io dico che una stalla ha una prevalenza bassa, vuol dire che meno del 15% delle bovine nei primi 30 giorni di lattazione hanno un BHB del latte, in questo caso sì, superiore a 0,12, scusate i miei pasticci. Media ce l'hanno il 15-30%, alta un 30% delle mie bovine ha un BHB del latte maggiore dello 0,12. E qua abbiamo riportato quindi quello che abbiamo visto nelle stalle lombarde. Qui è andato un filino meglio, soprattutto per la prevalenza alta, nelle tre annate in cui abbiamo monitorato tutti i controlli funzionali. Le stalle con prevalenza bassa erano 37%, per fortuna poi sono aumentate, 41%, 44%, per cui poco meno della metà delle stalle lombarde fanno bene, gestiscono bene la chetosi. Però poco meno della metà, e se noi ci pensiamo, non è proprio un numero così basso, perché vuol dire che in questo caso 46, 44, 43% di stalle hanno una prevalenza di chetosi subclinica media,
Quindi hanno una discreta percentuale di bovine con dei valori di BHB che forse si possono aggiustare e un bel po', un 16% di stalle alla nostra partenza, qua è rosso, non si vede un indicatore ma fa niente, hanno tante bovine soggette a chetosi, che sono quei dati, per esempio, con le due stalle che vi ho fatto vedere prima, potrebbe anche essere la stalla che vi ho fatto vedere vostra. Quello che ci è piaciuto, che ci piace, che mi piace vedere, che per fortuna è vero, non è un incremento altissimo, però nel trienio in cui abbiamo iniziato a monitorare la percentuale di stalle con frequenza di chetosi, con animali con tanta chetosi subclinica è diminuita ed è aumentata quella a bassa prevalenza di chetosi. Per cui conferma che è comunque percorso è anche lungo, i risultati di questa cosa richiedono un pochino di tempo, ma se si lavora bene, se si sta attenti a questi parametri, in certi casi può essere molto utile. Per intenderci, in queste stalle, in questo gruppo, probabilmente non c'è niente da fare se non dire all'allevatore continua così, in questi due gruppi invece l'allevatore può fare qualche correttivo, o perlomeno provarci. E questi sono i dati, in questo caso, di tutta la lattazione di tutte le stalle nei 3 anni che abbiamo visto considerati. Prevalenza bassa, dov'è l'annotatore? Media e alta. Produzione media di latte, 30 kg, 29,6, quindi molto molto simili. Le stalle che avevano, perlomeno noi abbiamo considerato, ecco qua ci potrebbe anche essere l'effetto azienda, noi l'abbiamo considerato nel modello, il dataset era veramente robusto, sono delle indicazioni che stiamo ottenendo. Quelle stalle che avevano tante bovine con un livello di BHB del latte probabilmente troppo alto, sembra che questo gap nella produzione di latte se lo sono trascinato comunque in tutta la lattazione, perché sarà un caso sì, un caso no, questi animali hanno prodotto un pochino meno rispetto alle stalle messe meglio per questo parametro. E anche il grasso del latte, 3,85-3,38, la media di queste stalle è rimasto leggermente più alto, 3,91. E anche qua, perdonatemi, si sono sfalsati gli istogrammi. Anche qui medesimi dati nei primi 30 giorni di lattazione, bassa, verde quelle che vanno bene, arancione, media, rosso le stalle a rischio. Qua. Vedete comunque giorni di lattazione a partire dal quinto al trentesimo, vedete comunque come il gap tra una stalla con tante bovine con la chetosi rispetto a una stalla sana, è tanto comunque, adesso qua non vediamo l'ordine di grandezza, ma sarà, potremmo ipotizzare, 32 qua, 36, 37 litri. Intermedia l'altra situazione. E comunque, appunto, quello che va evidenziato è che comunque poco meno della metà delle stalle lombarde sono queste verdi, le altre sono arancione, un 15% che non è proprio poco, sono rosse, hanno probabilmente questo problema ripetuto in vari controlli funzionali. E anche qua è la stessa cosa del grasso del latte, e anche questo comunque abbinato al controllo è sicuramente uno strumento molto molto importante. Quindi le mie conclusioni, io non ho tantissime conclusioni, mi sembra che ho già parlato abbastanza, voglio proprio take home message, dei messaggi secondo me da portare a casa, è quello dell'importanza comunque, a me piange il cuore quando in Lombardia alcune stalle non si sono più iscritte ai controlli funzionali, perché secondo me è proprio un arricchimento, ma non solo per la chetosi, per la produzione, per l'acidosi, per le mastiti, per monitorare correttamente la nostra stalla. In questo caso l'importanza dei controlli funzionali e dell'assistenza tecnica, perché comunque vanno interpretati anche nel modo corretto, per individuare soprattutto le stalle a rischio, controllare nel tempo che le stalle che fanno bene continuano a fare bene, e
e proporre delle correzioni che possono anche essere diverse stalla per stalla. Un altro messaggio, secondo me, importante è che in alcuni casi non si è consapevoli pienamente del problema proprio perché sono forme subclinica, proprio perché magari la produzione di latte sì c'è, ma comunque relativamente non è così marcata e quindi passa tutto nel calderone del latte di massa e questo secondo me potrebbe anche starci. Il problema è che se poi associata ad avere animali meno fertili, animali che poi devo riformare, animali che stanno meno bene, allora la cosa non va bene, per cui visto alla luce anche di questi aspetti sanitari. Ed ecco qua l'altro punto, informare, quindi incrociare tra di loro tutte le informazioni. Le informazioni gestionali, com'è la mia stalla, quanti capi ho, quanto spazio ho, sanitarie, come stanno i miei animali, che patologie, oltre eventualmente alla chetosi, possono essere presenti in stalla, e voi questo lo state facendo. L'alimentazione degli animali, anche qua, lo dico un'altra volta, perdonatemi, ma io sono un alimentarista, sia negli stadi iniziali della lattazione, sia nell'asciutta. Bilanciare, formulare razioni corrette e poi comunque un monitoraggio continuo proprio per essere certi che la mia stalla abbia veramente il problema, che non sia dovuta a un giorno particolarmente caldo in cui ho fatto controllo, un giorno ballato dei miei animali, della mia routine aziendale e quindi il rischio di prendere lucciole per lanterne. Un'azione comunque continua. Monitorare, incrociare le informazioni nel vostro report, che adesso ne parlerà anche la collega. Secondo me lo state facendo bene, vanno poi appunto incrociate e interpretate poi. Secondo me questa è una tematica interessante con margini di miglioramento, appunto, spesso sottovalutata. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo e avrei terminato. Grazie mille dottoressa Colombini, sei stata molto chiara e mi è piaciuto molto il tuo. Forse ho sforato un po' con i tempi, Beh, perdonate. vabbè, ma meritava attenzione. Io ti ringrazio perché in realtà hai messo in evidenza proprio quello che io volevo porre all'attenzione di tutti, cioè che il problema c'è, spesso passa inosservato. Ma la cosa più importante è che noi adesso abbiamo uno strumento che mensilmente monitorizza tutti gli animali e quindi ci può dare un grosso contributo per capire che cosa succede negli Sì, allevamenti. perché secondo me funziona bene. Io ripeto, appunto, c'è questo problema analitico dei falsi positivi, falsi negativi, ma nel lungo termine, sui dati nostri lombardi, con tanti capi, secondo me funziona benissimo ed è un potenziale che va proprio. Dovrebbero usarlo molto di più, questa è la verità, secondo me, perché lo consente veramente. Infatti, anche gli americani lo fanno con questo metodo, Perfetto, canadesi, perfetto. francesi. Senti, io poi lascerei uno spazio alla fine per qualche domanda anche per te e per la dottoressa Tondo. Adesso invece volevo passare la parola alla dottoressa Tondo proprio per che ci illustri un po' le potenzialità del software Si Alleva, cosa ci mette a disposizione come report e come elaborazioni per valutare l'andamento nelle stalle. Spengo la webcam, spengo la mia webcam, la riaccendo poi dopo. Va bene, Va bene. grazie. Grazie a voi. Alessia, Sì, aspetta. ci sono, se può togliere la. Io lo sto facendo, sto così, certo. Interrompi condivisioni. Ok. Ok. Vado io. Saluto il presidente che vedo che si è collegato. Salve Angelo, sono collegato, sto seguendo Ciao la. Presidente, ciao. Non riesco ad aprire, ce la farò. Con calma. Sì. Perché non me la trova? Sta condividendo.
Faccio un attimo, interrompi condivisione, ci riprovo. Io faccio da qua. Ci riprovo. Ok, ci sono, mi vedete? Riuscite a vedere? Perfetto, perfetto. Allora, grazie per l'invito innanzitutto, perché è sempre molto importante affrontare queste tematiche e vedere anche come noi riusciamo ad affrontare questa, diciamo, questa importante patologia che poi è presente nelle nostre aziende. Vado veloce sulla prima parte, io volevo inquadrare un po' la zootecnia anche della Basilicata, rispetto a quella che poi dopo è la zootecnia della Lombardia, a cui la dottoressa è un po' più abituata, e quindi diciamo la cosa diciamo di questo confronto, io ho preso i dati della PTN, come abbiamo visto il 77% della zootecnia è concentrata in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto, e anche se guardiamo le dimensioni aziendali delle bovine adulte, prendendo i dati sempre della BDN, ci accorgiamo che abbiamo una tipologia di azienda ben diversa. Questa cosa, la quantità di bovini e di bovine adulte che sono iscritte a controlli funzionali in tutta Italia ammonta circa al 75%, quindi quando noi rappresentiamo dei dati li rappresentiamo in maniera molto rappresentativa. E l'adesione ai controlli funzionali è volontaria, per cui ma già il fatto di avere il 75% degli animali iscritti ci conforta ad andare avanti, perché i dati che raccogliamo sono decisamente importanti per il management. Facendo un confronto tra la produzione e la produttività della Basilicata rispetto alla media nazionale, vediamo che diciamo, la lattazione, la curva di lattazione della Basilicata si sovrappone abbastanza a quella della media nazionale, per cui il livello produttivo è in linea con il livello medio produttivo delle bovine nazionali. Se lo confrontiamo con la Lombardia, chiaramente la Basilicata resta diciamo un pochino più arretrata, però lo sappiamo che la Lombardia ha un livello produttivo molto più spinto rispetto alla Basilicata. Quello che noi possiamo vedere anche analizzando i dati del bollettino di AIA, analizzando i dati delle e di allattazione, vediamo appunto che la Basilicata si discosta dalla media nazionale di circa un 2,3% per le primipare e un 1,6% delle pluripare, mentre la Lombardia ha un più 5,8% per le primipare e un più 8,3% per le pluripare. Questo giusto per inquadrare la situazione produttiva della realtà della Basilicata. Se andiamo a confrontare la produzione media giornaliera per mese di controllo, facendo sempre il solito confronto tra la Basilicata e la media nazionale, vediamo come l'andamento tipico, che abbiamo visto pure prima, stagionale, si ripete ciclicamente tanto nella Basilicata quanto in Italia, con livelli produttivi molto confrontabili. Andando a vedere i dati della Lombardia, i livelli produttivi sono decisamente più elevati, ma il calo produttivo dei mesi estivi e del trascinato anche nei mesi autunnali, vediamo che si ripete nella stessa maniera, per cui diciamo abbiamo questa costante di stagionalità nella media produttiva che noi osserviamo e misuriamo attraverso i controlli funzionali. Quello che noi facciamo, come tutti sapete, è raccogliere una serie di dati, e in particolare per quanto riguarda il campione di latte, mentre siamo abituati tradizionalmente ad avere grasso, proteina, cellule somatiche, lattosio e caseina, adesso ultimamente negli ultimi anni sono aumentati i parametri che il misuratore è in grado di darci, e quindi abbiamo dei fattori che sono tipici della caseificabilità,
i fattori dell'urea individuale, tutti i grassi saturi e monoinsaturi, e gli ultimi, diciamo, parametri che abbiamo a disposizione, acetone BHB e le cellule somatiche differenziali. Ora, attraverso questo, il ritorno di questo dato che ci viene dal laboratorio e l'unione con i dati della nostra banca dati, chiaramente che cosa facciamo? Abbiniamo alla bovina, e quindi ai dati anagrafici della bovina, ai dati produttivi del giorno del controllo funzionale, ai dati dell'intera lattazione, per cui la distanza dal parto e tutte le altre informazioni che abbiamo nella nostra banca dati, e questo ci consente di fare tutte le elaborazioni delle performance sia individuali che collettive. Per quanto riguarda il BHB è un valore che già dal 2011 in Canada tramite la Valacca veniva restituito agli allevatori attraverso un report che utilizzava il BHB nel latte, quindi quello che noi misuriamo attraverso i controlli funzionali. Nel 2014 la Lombardia ha iniziato ad analizzare il BHB nel campione di latte e già nel 2015 sia l'alleva rendeva disponibile l'elaborato, chiaramente solo in quelle aziende che avevano il BHB, che in quel momento erano abbastanza poche, e invece adesso sono sempre molto di più. Il report che abbiamo adottato noi è nient'altro che la trascrizione del report della Valacca, per cui abbiamo adottato la loro diciamo una pubblicazione fatta attraverso la diciamo della Valacca proprio, e abbiamo adottato questi parametri che sono riportati appunto da questa letteratura. Il rischio chetosi specifico della prima fase di lattazione, diremo anche della primissima fase di lattazione, e può essere misurato attraverso due parametri che noi abbiamo a disposizione su tutte le vacche in lattazione, che è il rapporto grasso-proteina, per cui la misura dell'inversione del rapporto grasso-proteina e la quantità del benidrossilbutirrato nel latte. E già nel 2011, quando è nato il sintetico collettivo, veniva proposta un'analisi del rapporto grasso-proteina, l'inversione del rapporto grasso-proteina e dell'aumento del grasso all'interno del latte, e quindi diciamo come fattori di rischio per la chetosi, per cui da leggere all'interno del riquadro della sanità, in cui venivano utilizzati i dati del primo controllo funzionale. Chiaramente, non avendo un monitoraggio quotidiano, noi ci dobbiamo un po', diciamo, accontentare del primo controllo funzionale, limitandolo a un certo numero di giorni, per cercare di avere un po' una consistenza di numerosità all'interno dei report che adottiamo. Quando è entrato il BHB abbiamo subito modificato il sintetico collettivo e l'abbiamo introdotto come riga, la prima riga del riquadro della sanità, e quindi abbiamo più parametri che ci possono dare indicazioni sul livello dei fattori di rischio relativamente alla chetosi dei capi allevati nell'allevamento. Questa è un'elaborazione dei dati 2017-2019, mettendo a confronto la distribuzione del BHB e della distribuzione del rapporto grasso-proteina nei primi 60 giorni. E quindi vediamo come la macchina ci risponde anche con valori negativi, questo perché è un valore predittivo della macchina, però ci hanno spiegato dalla FOS che questi valori, anche se negativi, riescono a dare un'indicazione, per cui nel momento in cui facciamo un'incidenza dei capi con BHB basso sono da considerare, per cui noi li consideriamo all'interno dell'analisi. Questi sono i valori, appunto la coda di distribuzione dei valori di BHB che abbiamo oltre il 20 e oltre lo 0,15, e questi sono i valori invece al di sopra dell'1,4, per cui diciamo un banale confronto sulla distribuzione dei due indicatori che ci danno poi appunto l'indicazione del rischio chetosi. Questa elaborazione è fatta su tutti i dati dal 2017 al 2019 del BHB, considerando considerando separatamente tra primipare e pluripare, per cui vediamo che un'ampissima fascia della popolazione che ha questo valore del BHB ha un valore al di sotto dello 0,15, abbiamo un'importantissima fascia, comunque maggiore del 30%, di capi che hanno un valore al di sopra dello 0,15, se dividendo appunto con quelli tra quelle sospette e quelle certamente positive. Vediamo, come diceva prima
la dottoressa che andando oltre i 20 giorni questa incidenza va a diminuire in maniera importante. Vediamo anche che c'è un lieve comportamento differente per quanto riguarda le pluripare, che riducono la parte iniziale come numero di incidenza di prevalenza, aumentando questa fascia arancione. Però in ogni caso, anche in questo caso, abbiamo una riduzione netta che forse si sposta più non tanto in 20 giorni quanto in 25-30 giorni, però certo una riduzione importante della incidenza dei capi che hanno valori di DHB al di sopra di 0,5. Facendo un'analisi, sempre considerando 2017, 18 e 19 per mese, vediamo una certa stagionalità dell'incidenza. Anche qui ho messo la curva del DIM medio, suddivisa sempre per primipare e pluripare, perché in questa fase in cui il DIM medio è più basso, mi aspetto di avere più vacche fresche all'inizio della lattazione, quindi anche qui mi aspetto di avere un'incidenza maggiore, cosa che però non si ripete a dicembre. Quindi sembra che ci siano dei comportamenti, sì è vero, legati alla presenza di vacche fresche, ma decisamente anche dei comportamenti più stagionali. Questo si vede ancora di più per le pluripare. Se noi, quindi quando noi siamo in azienda abbiamo necessità di monitorare la chetosi, che si presenta appunto, come abbiamo visto prima, in due forme, una forma clinica e una forma subclinica. Come abbiamo visto, come ci ha spiegato la dottoressa, la forma clinica si presenta in maniera molto minore rispetto alla forma subclinica, e quindi noi abbiamo necessità all'interno dell'azienda di fare la registrazione delle chetosi attraverso le visite veterinarie e il monitoraggio della chetosi subclinica. Per quanto riguarda la registrazione delle chetosi cliniche, noi abbiamo lo strumento dell'evento sanitario, della visita sanitaria. Abbiamo all'interno della visita sanitaria la proposta di adottare una sorta di checklist per la visita puerperale, proprio perché la visita puerperale nei primi 20-40 giorni di lattazione è fondamentale registrare i segnali, come abbiamo visto, di chetosi clinica e subclinica. E quindi una volta che noi registriamo i dati della visita puerperale, abbiamo sempre specificato la verifica delle patologie tipiche di questa fase e in particolare della chetosi. E quindi quando noi adottiamo il listato, la LV01 per le visite puerperali, abbiamo il campo in cui possiamo indicare se quella vacca, per cui possiamo fare un monitoraggio completo su tutte le vacche nella fase puerperale, che diventa importante poi per l'analisi della situazione della stalla. In ogni caso la visita puerperale può essere la chetosi può essere registrata anche come singola patologia, per cui sempre dagli eventi veterinari la patologia possiamo registrare una chetosi, chetosi clinica o chetosi subclinica, indipendentemente dalla visita puerperale rutinaria di tutte quante le vacche. Dall'altra parte abbiamo detto che è giusto effettuare un monitoraggio della chetosi subclinica, sempre adottando i due metodi dell'inversione del rapporto grasso-proteina e l'analisi del BHB. Questo perché? Perché, come abbiamo detto prima, il BHB è qualcosa che sta arrivando in tutti i laboratori della rete dei laboratori dell'AIA, ma comunque ci ha messo una serie di anni, per cui il nostro sistema è partito dall'inversione grasso-proteina per poi adottare il metodo del BHB, per cui abbiamo due liste fondamentalmente, la LA09, in cui si vanno a vedere tutti i capi che il giorno del controllo funzionale sono all'inizio della lattazione, con un interparto inferiore di 60 giorni e che presentano l'inversione di grasso e proteina. Nella LA di 12, sempre con 60 giorni di parto primo, di parto controllo, e andiamo a vedere quelli che hanno un BHB superiore al limite che abbiamo adottato. Questo è un esempio del report, la LA09, e quindi abbiamo la lista dei capi che hanno un rapporto grasso-proteina maggiore di 1,4 per quanto riguarda la razza frisona, che è il valore di letteratura, oppure il valore rapporto grasso-proteina maggiore del limite che abbiamo definito attraverso l'analisi dei controlli funzionali, perché abbiamo cercato di specializzare questo
valore per la realtà poi delle singole razze, facendo un'analisi su tutti quanti i dati dei controlli funzionali. Questo è sempre il riferimento bibliografico con cui abbiamo realizzato i report che trovate su sia la leva. Questo invece è un esempio del report utilizzando il BHB, questa quindi è la lista LA12, e abbiamo sempre l'incidenza dei capi che sono suddivisi in sospetta e positiva in base al valore limite di BHB 0,15. Questo è il riferimento bibliografico ed è, ripeto, abbiamo adottato il metodo realizzato dalla Valacta. Quindi che cosa ci dicono questi due report? Questi due report ci fanno individuare i capi che al giorno, rispetto al controllo funzionale più recente, hanno dei fattori di rischio rispetto alla chetosi. Le altre stampe che ci consentono il monitoraggio della chetosi subclinica le troviamo nella sezione stampe. Cliccando sulle categorie rischi sanitari abbiamo il rischio chetosi. Cliccando su quest'icona abbiamo la possibilità sia di vedere le LA09 e LA12 in maniera tale che quando voglio analizzare la chetosi ho tutte le stampe del rischio chetosi nello stesso menu, sia le altre due stampe, la CHET01 e la CHET02. Quali sono? La CHET01 rappresenta la realizzazione della stampa, modello Valacta, per cui noi abbiamo un monitoraggio su tutte le vacche in lattazione, per cui che cosa è successo alle vacche rispetto al rischio chetosi. Abbiamo deciso di allungare la finestra, perché purtroppo non tutte le aziende hanno delle numerosità importanti e quindi questi report rischiavano di essere molto variabili. Questa è la cosa, per esempio, che ci viene molto criticata anche sul sintetico collettivo, perché essendo pochissimi capi a inizio lattazione, l'incidenza che noi proponiamo può essere molto molto variabile. Allora, per cercare di rendere un po' robusta questa statistica anche per le vacche, per le aziende più piccole, abbiamo deciso di allargare questa finestra. D'altronde è quello che fanno anche alla Valacta, però loro distinguono: le aziende piccole allungano fino a 100 giorni, le aziende grandi invece restringono questa finestra, giustamente. E quindi questo è il report che in base alla data di parto ci fa vedere i valori del BHB suddiviso per primipare e pluripare, abbinato anche ai valori dell'urea individuale. E questo è lo stesso report invece per DIM in un'azienda. Questa è un'azienda veneta che ha dei grossi problemi di chetosi. E anche qui i colori sono gli stessi, però abbiamo questa analisi appunto invece per distanza dal parto. Sempre all'interno di questo stesso report abbiamo la possibilità di visualizzare un anno di dati e quindi vedere l'incidenza dei capi che si trovano con DIM minore di 90 giorni e quindi che hanno un'incidenza del BHB maggiore di 0,15, e abbiamo deciso di fare anche questa media mobile, sempre proposta appunto nel report della Valacta, per dare un'idea della progressione che c'è della malattia, della chetosi subclinica nel tempo. E quindi questa incidenza non prende conto solo di questo controllo funzionale, ma va indietro di tre controlli funzionali. Anche questo è un dato che ormai è diventato quasi inutile. All'inizio, purtroppo, all'interno di alcune aziende non tutte venivano monitorate per il BHB, per cui abbiamo deciso di mettere la percentuale di capi con BHB valido per dare più robustezza a questo dato. Cioè, questa è una sono diciamo che sono due colonne che vanno lette per dare per interpretare quanto sia robusto questo dato, per cui non ci danno un'informazione aggiuntiva, è solo messo per questo motivo.
Dopodiché, sempre nello stesso report, abbiamo la lista dei capi che si presentano, che stanno a meno di 90 giorni dal parto, che sono entrati appunto in questa analisi e sono elencati tutti. L'elenco è messo non solo con il valore del BHB che troviamo qua giù, ma noi mettiamo anche chiaramente la distanza dal parto, i chili di latte prodotte, la percentuale di grassa e proteina, il loro rapporto, l'urea e il BHB. Per cui diciamo che sono quegli elementi che ci aiutano a leggere, a interpretare poi il valore singolo del BHB, che ci possono dare anche appunto un po' più di informazione per validare il valore numerico poi di questo parametro. L'altro report è quello che ci consente di monitorare i fattori di rischio. I fattori di rischio che, come è stato detto in precedenza, sono legati all'obesità, sono legati ad altri tipi di malattie e a un'analisi un po' più completa della mandria, dell'allevamento. Per cui noi abbiamo la possibilità di adottare il metodo di DAFID che vi avevo indicato prima, per cui l'incidenza delle lattazioni con rapporto grasso-proteina alto. Il metodo di DAFID ci dice che se questo è maggiore del 40% il rischio chetosi è molto alto, in questa azienda è 49-81%, e questo è calcolato. Questo è calcolato su tutte le vacche in lattazione, misurato sul primo controllo funzionale. Questo è lo stesso metodo che adottiamo nel report del benessere. La stessa cosa viene fatta su tutte le vacche in lattazione, andando a vedere l'incidenza del BHB alto all'inizio della lattazione. Dopodiché c'è un riquadro che riguarda la chetosi di tipo 2, per cui restringendo il campo della misura del BHB ai primi 14 giorni, e poi una serie di altre informazioni che volendo si possono inserire nel sistema, per cui se ci sono altre rilevazioni attraverso dei test rapidi e quindi l'incidenza di lattazioni positive o sospette utilizzando altri metodi, e l'analisi dell'obesità attraverso l'analisi del BCS all'asciutta al parto, la valutazione. Dottoressa, mi scusi, sì. Sono il dottor Masiello. Sì. Volevo sapere, quella grasso e proteine validi, che significa validi, oppure BHB validi? Allora, valido è che rientra nei range di accettazione che noi adottiamo, ok? E che non sia nullo. Ok, perché alcune volte dal laboratorio arrivano dei campioni che non sono analizzati, ok? Per cui valido è in quell'accezione. BHB stessa cosa, alcune volte arrivano dei valori di BHB a meno 1, viene posta proprio dalla macchina perché il campione non è stato possibile analizzarlo. Questo intendiamo per valido. Per cui abbiamo detto la valutazione del rischio dell'obesità delle vacche, per cui delle pluripare, confrontando il BCS all'asciutto e il BCS al parto, valutazione e preparazione a parto delle manze sempre attraverso il BCS, un'analisi della mortalità, per cui le eliminazioni entro i primi 60 giorni dal parto, un'incidenza di questa delle eliminazioni diciamo precoci dall'inizio della lattazione anche con le cause di eliminazione, le altre patologie correlate alla chetosi, per cui la dislocazione della bomaso e altre, la chetosi clinica, quindi diciamo un'indicazione dell'incidenza, e il grafico che abbiamo visto prima che mette in relazione, diciamo che dovrebbe dare un colpo d'occhio per l'ingrassamento delle vacche tra l'asciutta e il parto. Questo grafico è vuoto, molto spesso è vuoto, perché il BCS individuale non è ancora uno di quei parametri che viene inserito all'interno del sistema. Nel momento in cui iniziate a inserire questo valore, questo grafico verrà pieno di puntini. Il valore è semplice da inserire perché sempre come nuovo evento abbiamo la valutazione, il body condition score, ed è facile perché basta mettere il punteggio in fondo alla cosa, una volta individuata la vacca o i gruppi di vacche a cui si vuole inserire questo valore. Come dicevo prima, questo valore della chetosi con l'analisi dell'inversione del rapporto grasso-proteina viene presentato anche all'interno della
valutazione del benessere. Io qui vi ho portato un confronto, se vogliamo confrontare la Basilicata con il resto dell'Italia rispetto all'incidenza della chetosi subclinica misurata come rapporto grasso-proteina, vediamo che comunque abbiamo una quota di aziende in attenzione, una piccola quota di aziende a rischio elevato di chetosi, che comunque si avvicina al 10% in Basilicata rispetto a quello che potete vedere nelle altre regioni. E tutto quello che ho detto e tutte le stampe sono spiegate all'interno del manuale R13 report e grafici di rischio chetosi, tutti i riferimenti bibliografici e, diciamo, i criteri di inclusione sia delle vacche all'interno delle liste che dei metodi di calcoli adottati per le due stampe del monitoraggio rischio chetosi, così come per quanto riguarda il rischio benessere, come viene utilizzato il rapporto grasso-proteina per definire un'azienda a rischio benessere per quanto riguarda la chetosi. I grafici che voi avete a disposizione sia la leva sono tante, le elaborazioni sono tante, e oggi abbiamo approfondito questa importantissima del rischio chetosi. Ripeto, ce l'abbiamo già come monitoraggio primo monitoraggio all'interno del sintetico collettivo, e abbiamo la possibilità di avere l'approfondimento sia per quanto riguarda le liste, per cui le individuazioni delle vacche che presentano oggi questo problema, sia per quanto riguarda l'analisi più prolungata di tutta l'andamento di questa chetosi nel periodo un po' più lungo. Io ho finito. Grazie. Bene, io ti ringrazio, sei stata anche tu molto chiara e molto esaustiva. Io credo che da questa serata abbiamo avuto tutti gli elementi, perché la dottoressa Colombini ci ha approfondito la problematica della chetosi nei vari aspetti della patologia. Con la dottoressa Tondo invece abbiamo visto che abbiamo a disposizione uno strumento veramente importante e completo per poter valutare azienda per azienda la problematica. Io ribadisco la richiesta che già la dottoressa Tondo conosce molto bene, che è quella, se fosse possibile, di avere un monitor mensile di tutte le stalle aggregate in modo da evidenziare in maniera rapida e immediata dove possono esserci dei problemi. Però, come avete visto da alcuni report in cui ci sono i dati di tutto l'anno, di un anno intero della stessa stalla, si può veramente capire se c'è un problema o non c'è un problema. Chiaramente noi abbiamo anche uno zootecnico alimentarista molto bravo, e quindi nel momento in cui si dovessero evidenziare queste problematiche sarebbe bene coinvolgerlo per affrontare questi problemi. Ecco, io ora lascerei la parola per qualche intervento. Mi dispiace che il presidente mi ha detto che voleva intervenire, però non è riuscito a sentire la presentazione perché aveva un problema di audio. Non so se l'ha risolto. Angelo, posso? Certo. No, niente, volevo fare solo una piccola, diciamo, un piccolo intervento per quanto riguarda più l'approccio pratico, concreto, da tecnico di campagna, perché di chetosi si parla oramai da oltre un decennio, e noi diciamo che l'abbiamo affrontata anche in tempi, diciamo, non sospetti, quando non avevamo i dati di controlli funzionali e analisi sul latte. Questo a supporto anche delle performance produttive che in Basilicata, a quanto vedo, non sono molto distanti da quelle della Lombardia, nonostante abbiamo regimi dietetici leggermente inferiori rispetto a questa regione. Quindi questo sta a dimostrare che un'attenzione su questa patologia, su questa dismetabolia, è stata fatta sia nella fase del pre che del post parto, del periparto in genere, del post up, del post parto, quindi con un'attenzione particolare sul profilo metabolico, sulla funzionalità epatica, con l'aggiunta degli additivi che la dottoressa Colombini già accennava: la colina, la niacina, la carnitina, ultimamente con vitamina D, pare che qualcosa faccia anche a livello sulla chetosi, sulla lotta contro queste VLDL, le lipoproteine a bassa densità, che pare che abbiano un effetto nella dinamica della chetosi. Quello che voglio dire è che
a volte si omette il paragone, il collegamento, la correlazione tra il valore del BHB con la produzione dell'azienda. Cioè, quello che voglio dire, io ho stalle che viaggiano a medie di 38-40 e io da queste aziende non mi posso aspettare un valore di BHB inferiore al 10%, superiore a 0,10, con una percentuale, con un'incidenza inferiore al 10% come riporta il sintetico collettivo. Sfido chiunque ad avere valori decisamente inferiori al 10. Ammetto più quel valore riportato da una delle ultime slide della dottoressa Colombini, quando parlava di valori tra il 10, 15, 20%. Mi sembrano più realistici, più praticabili come valore di riferimento, perché ovviamente le produzioni tengono conto di questo aspetto, cioè il discorso è che se voglio spingere gli animali nella prima fase di lattazione, voglio raggiungere i picchi di 40, 45, ovviamente qualcosa dovrò fare in termini alimentari, qui mi aspetto un carico di lipidi, di corpi chetonici maggiori, però questo non vuol dire che gli animali hanno un problema tale da mettere in atto un protocollo sulla chetosi, anche perché poi vedo che i dati non c'è sempre una comparazione tra la percentuale di grasso superiore al 4,8 e il BHB. A volte vedo delle discrepanze tra questi due valori, mentre vedo molto correlazione tra il rapporto grasso e proteine superiore a 1,4 e il BHB. Lì quasi sempre ci troviamo come valore. Quindi forse nel sintetico bisognerebbe implementarlo ulteriormente facendo una correlazione sulla produzione, sulle performance in quella prima fase, al primo controllo, e casomai allargare i target, cioè verificare, ottimizzare, comunque modificare qualcosa in questi temi, perché obiettivamente inferiore al 10% tutti i valori legati al rischio sanità mi sembrano un po' troppo restrittivi, rigidi, sono dei paletti troppo, come dire, limitanti per quanto riguarda l'approccio alimentare. Più o meno questo, poi per il resto, insomma, condivido le analisi di ambedue le dottoresse. Tutto qui. Bene, grazie Piero. Il discorso di mettere in relazione la produzione e il rischio chetosi, ho capito, all'interno della, diciamo, della parte delle bacche fresche, rispetto a quello che invece noi mettiamo, che è tutta la produzione suddivisa in primi. Sì, ho capito. Sì. È un po' fuorviante, perché ovviamente non si può fare un confronto tra aziende che hanno performance completamente diverse. Ho capito. Si potrebbe aggiungere questo dato nel monitoraggio, nel report del monitoraggio della chetosi, invece sarebbe importante a questo punto. Certo. Mettere il livello produttivo delle vacche all'inizio della lattazione. Sarebbe più semplice da modificare, questa modifica la vedo più semplice che non... Poi, dottoressa Nuto, il valore del 4,8, la percentuale di grasso, di lipidi, quindi di lipidosi negli animali, 4,8, anche quello è leggermente restrittivo rispetto a quelle che erano le indicazioni della scuola corneliana di Cornell. Loro in genere parlano, gli americani parlano di 5,5 metri, cioè sono su valori leggermente superiori a quelli indicati da noi. No, questo non vuol dire che bisogna prendere per oro colato, però anche lì noto che poi bisogna sempre, comunque, i dati vanno sempre visti nell'ottica di una attenta osservazione del comportamento degli animali, se sono animali che mangiano, che hanno problemi di altra natura, zoppie, metrite, insomma. Però anche questi sono valori un po' tutti restrittivi, secondo me, per quanto riguarda la previsione. In realtà. Parliamo sempre di dati al primo controllo, sì, perché molte volte con i regimi... È stato anche quello un dato di letteratura, per cui... Sì, ho capito, sì, se tentate, o perlomeno si è propensi più a prendere il dato più basso per mantenersi, per limitare, no, probabilmente è una scelta
Ma non è quello, è che a volte vedo delle differenze, cioè non si può mettere la stessa percentuale, lo stesso target per un'azienda media di 30 o 28, diciamo così, sto dando di numeri, con un'azienda che noi oramai abbiamo molte aziende su 35, 40, che ovviamente dobbiamo avere queste performance per essere competitivi, quindi non si può fare una correlazione a parità di percentuale di target, confrontare aziende con livelli produttivi completamente diverse, su orbite diverse, lontane, cioè improponibile. Beh sì, questa è la difficoltà insomma dell'interpretazione dei dati, che poi appunto deve essere fatta dal consulente, proprio perché purtroppo alcuni parametri possono non risultare significativi all'interno di un'azienda, proprio perché la realtà è quella che conoscete voi. I numeri poi vengono fuori da calcoli, per cui diventano standardizzati. Quello che facciamo è poi una verifica in campo, una disamina e anche una, non una correzione, una lettura diversa rispetto a quello che è il dato nudo e crudo, perché va anche letto, interpretato e calato nella realtà in cui uno opera, in cui si lavora. Assolutamente. Dottoressa Colombini, come la vedi tu questa relazione tra le stalle molto produttrici con grossi livelli di produzione? Stavo intervenendo anch'io, stavo chiedendo di intervenire, avevo l'audio disattivato. No, mi fa molto piacere questo intervento, perché secondo me ha sollevato, e anche la risposta della collega, proprio degli aspetti critici, perché ha ragione quello che dice il collega, che immagino sia un tecnico che segue le stalle. Paragonare una stalla con 40 kg per questo aspetto, i nostri valori comunque erano più bassi. Con una di 30 kg gli animali comunque sono diversi, hanno anche una genetica diversa, hanno condizioni diverse, per cui mi riaggancio poi a quello che ha detto anche la dottoressa Tondo: sputare i numeri, dare un protocollo in qualche parte, comunque bisogna farlo, secondo me è importante. Poi però c'è l'esperienza di campo, di chi segue la stalla, di chi li conosce, di chi poi li sa interpretare. Su questo sono pienamente d'accordo, cioè comunque poi vanno adattati con intelligenza alla propria realtà, con la testa, vanno visti e si può avere un'indicazione, ma non è mica detto che sia poi oro colato. No, assolutamente, altrimenti voi non ci stareste più, noi non ci staremmo più, faremmo solamente una cosa così, ma questo è proprio quello da evitare, capire, e poi magari anche in prospettiva a quel punto, con dei dataset, anche differenziare, perché su questo ne sono straconvinta anch'io. Anche quella soglia, quel discorso sui valori soglia, ve l'ho messo proprio apposta, perché comunque anche quello, una soglia, magari una che è poco di più viene messa in un altro, nella fascia a rischio, comunque ci sono delle situazioni che poi in realtà Io ho visto che voi avete fatto una suddivisione in tre range, quella centrale tra il 15 e 20, l'incidenza della chetosi, quella che raggruppava la maggior parte delle aziende, che quella trovo più veritiera, realistica e meno utopistica, ecco, quello volevo dire. Sì, no, ma io mi ha fatto molto piacere. Abbiamo una realtà fatta di aziende a tre mungiture, e ovviamente stiamo parlando di animali che hanno un quadro ormonale, metabolico leggermente diverso, con una situazione tanto diversa rispetto a aziende che sono poi la media di quelle che teniamo in Basilicata, che hanno profili completamente diversi, cioè paragoniamo animali un po' diversi, quindi quel valore, se c'era la possibilità di variare, è comunque ovviamente il tecnico che deve fare una giusta valutazione in campo. Comunque, mi ha stimolato una riflessione, perché noi questo non l'avevamo affrontato, ma proprio vedere come cambia e come funziona in funzione del livello produttivo, perché potrebbe anche essere comunque, anzi sono sicuro, una bovina che ne produce 40 non è una bovina che ne produce 30, per cui sicuramente. Guarda, anche l'incidenza, l'inversione grasso proteine che noi continuiamo a dare al 10%, ma io che ho praticato anche la scuola di Succi, del mitico professore Succi, io già da allora si parlava di un'incidenza tra il 25 e il 30%, perché ovviamente si ammette animali che invertono più frequentemente, se vuoi raggiungere, lì parlavamo di aziende con una media di 34 e 35, i livelli oggi sono cambiati radicalmente, quindi anche i razionamenti dinamici sono diventati molto più precisi.
Io questo voglio dire che a volte questi dati vanno un pochettino, non aggiornati, il termine è sbagliato, ma vanno revisionati e verificati in base a quello che sono attualmente le performance. Ecco, questo voglio dire, perché gli animali sono cambiati. Agli anni 80 le medie erano 80-90 quintali all'anno, ma siamo arrivati a oltre 120-130, quindi insomma... Ecco, questi valori erano, andavano bene forse un po' in passato, forse una modifica, una verifica in questo senso, anche per essere meglio analizzati e verificati. Questo. Ripeto, l'incidenza grasso-proteine, l'acidosi, generalmente lì la mettiamo intorno al 10%. È difficile poter avere animali nella prima fase, nel picco, nella montata latte, che abbiano questi valori, a fronte di animali che viaggiano a 70-80 kg, perché oramai di questi animali stiamo parlando. Va bene. Allora, io credo che abbiamo avuto una bella serata, anche con una discussione piuttosto interessante. Ringrazio tutti per aver partecipato e ci diamo appuntamento, io mi auguro, con la dottoressa Colombini in autunno qui da noi in Basilicata. Con la dottoressa Tondo ci sentiamo e ci vediamo molto più spesso, voglio dire. Va bene? Va bene, grazie a voi. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie. Buonasera.